Questo programma è offerto da Vega Food, Vega Luxury, Car Rental, due marchi del gruppo Marican, azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali e energie rinnovabili. Buonasera gentili telespettatori di Teleprima e benvenuti ad una nuova edizione flash del nostro telegiornale che apriamo con le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha illustrato in una conferenza stampa da Palazzo Chigi quelle che sono le nuove misure per le festività natalizie che entreranno in vigore dalla vigilia di Natale. Sul punto le parole del Premier. Dobbiamo quindi intervenire. E vi assicuro che non è una decisione facile, è una decisione sofferta, per rafforzare il regime di misure che sono necessarie per affrontare le prossime festività in modo da cautelarci meglio, anche in vista della ripresa più generale delle attività che avverrà a gennaio. Ecco allora che abbiamo da poco adottato un decreto legge, si è svolto un Consiglio dei Ministri, questa volta con decreto legge, non con DPCM, che offre un punto di equilibrio tra la stretta che dobbiamo necessariamente mettere in campo e le deroghe necessarie, comunque in considerazione dell'importanza sociale, vorrei dire anche ideale, che queste prossime festività hanno nella nostra comunità nazionale. Quindi riassumo le misure che adotteremo. Possiamo ragionare di una zona rossa nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio. Sarà vietato ogni spostamento tra le regioni. Per scongiurare un innalzamento della curva dei contagi, l'intero territorio nazionale quindi sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, ripeto, dal 24 al 6. Per chiarezza indichiamo i giorni 24, 25, 26, 27 dicembre, ancora 31 dicembre e poi 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. La zona rossa contempla le seguenti misure: si esce di casa solo per ragioni di lavoro, necessità, salute. È possibile però, ecco questa è una misura particolare che introduciamo, ricevere nella propria abitazione sino a due persone non conviventi dalle ore 5 alle ore 22. Queste due persone potranno portare con sé anche i figli minori di 14 anni, che sono quindi esclusi dal computo, e le persone con disabilità o anche conviventi non autosufficienti. Questa misura l'abbiamo pensata per consentire quel minimo di socialità che si addice a questo periodo. È consentita inoltre l'attività motoria nei pressi della propria abitazione e l'attività sportiva all'aperto in forma individuale. Per quanto riguarda le altre misure, ricordo che con questa zona rossa ci sarà la chiusura degli esercizi commerciali, dei centri estetici, dei bar, dei ristoranti, tranne l'asporto fino alle ore 22 e le consegne a domicilio. Restano invece aperti alcuni esercizi come supermercati, negozi di beni alimentari di prima necessità, edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Peraltro le chiese e i luoghi di culto saranno aperti per le funzioni religiose, saranno aperti sino alle ore 22. Passiamo alla zona arancione. L'intero territorio nazionale sarà zona arancione nei giorni feriali. Per maggiore chiarezza li indico: giorni 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio. In questi giorni ci si potrà spostare esclusivamente all'interno del proprio comune di abitazione e di residenza senza dover giustificare il motivo. Però qui dobbiamo raccogliere un indirizzo del Parlamento che è stato chiaro: per venire incontro a chi abita nei comuni più piccoli sono permessi gli spostamenti dei comuni fino a 5.000 abitanti per un raggio di 30 chilometri.
Nonostante l'inserimento della regione Campania in fascia gialla, secondo quanto disposto dal Ministro della Salute Roberto Speranza, l'unità di crisi della regione che si è riunita in mattinata ha confermato invece quelle che sono le limitazioni per la zona arancione attraverso un'ordinanza specifica, ovvero la numero 98. È stata prevista dunque la conferma di tutte le misure vigenti in zona arancione fino al prossimo 23 di dicembre. Inoltre è stato previsto il divieto per i bar e gli esercizi di ristorazione dalle ore 11 del mattino di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche, e per tutto l'arco della giornata c'è il divieto di consumo di cibi e bibite anche non alcoliche nelle aree pubbliche aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali. Per tutti gli esercizi commerciali c'è l'obbligo di misurazione della temperatura corporea agli avventori all'ingresso dei propri locali e deve essere vietato l'ingresso ai suddetti qualora la temperatura sia superiore ai 37,5 gradi. Viene inoltre prevista nell'ordinanza una raccomandazione ai comuni di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle normative vigenti, in particolar modo nelle zone della Movida, e inoltre viene raccomandato ai comuni di adottare provvedimenti specifici di chiusure di aree pubbliche o aperte al pubblico in cui non possa essere assicurato in maniera adeguata il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. E proprio sul punto è intervenuto il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, che ha firmato un'ordinanza che sarà in vigore per tutto il tempo dell'ordinanza regionale, ovvero dal 20 al 23 di dicembre. In questo provvedimento si legge che per ben 49 luoghi della città partenopea, fermo restando il rafforzamento dei controlli in queste aree, qualora le forze deputate all'ordine pubblico e alla sicurezza vadano a ravvisare il verificarsi di assembramenti in contrasto dunque con le misure di prevenzione del contagio da Covid, può essere prevista l'interdizione di queste aree per il solo tempo strettamente necessario a ripristinare quelle che sono le necessarie condizioni di sicurezza, fatta salva però la possibilità di accedere e defluire dagli esercizi commerciali che sono aperti in maniera legittima, nonché naturalmente l'accesso alle abitazioni private. Ci spostiamo a Caserta, l'ultimo bollettino dell'ASL che per quanto riguarda l'andamento della curva epidemica interna di lavoro. Nella giornata di sabato 19 dicembre certificata ancora la discesa della curva, si segnalano infatti 129 nuovi positivi, 2 deceduti e 226 guariti a fronte di 2216 tamponi processati per un tasso di positività pari al 5,8%. La città, tra tutti i 104 comuni della provincia che fa segnare il maggior numero di attuali positivi, è Aversa con 432, seguita da Marcianise con 413 e da Caserta con 326. Chiudiamo con il calcio, parliamo innanzitutto di una iniziativa per Diego Armando Maradona. C'è un'altra importante manifestazione di affetto nei confronti dell'ex calciatore scomparso qualche settimana fa. Il Comune di Napoli è alla ricerca di proposte per realizzare un'opera artistica proprio in memoria dello straordinario talento che era Diego Armando Maradona, nelle vicinanze dello stadio che è stato proprio intitolato a Maradona. Nella mattinata di venerdì è stato pubblicato un avviso in italiano e in inglese, anche per poter coinvolgere artisti provenienti da tutto il mondo, che sarà online fino al prossimo 2 di febbraio. La manifestazione è stata promossa dall'assessore alla cultura e dall'assessorato allo sport, e saranno proprio loro, insieme ad esperti del settore, a valutare i progetti e a scegliere quello che invece viene indicato come più idoneo. L'opera sarà finanziata con una donazione attraverso un conto corrente che sarà poi messo a disposizione dall'amministrazione comunale, a cui potranno partecipare tutti i cittadini. In questo modo la statua resterà per sempre di proprietà del popolo partenopeo. Napoli che torna in campo nella serata di domenica allo Stadio Olimpico, sfida molto delicata e di prestigio contro la Lazio. Azzurri in difficoltà in attacco, mancheranno Mertens, Insigne
e Osimhen, il tecnico partenopeo, è pronto a schierare un tridente inedito con Politano, Petagna e Lozano. Intanto sono state ufficializzate le date per le gare di Coppa Italia e la finale di Supercoppa contro la Juventus. Per quanto concerne la prima competizione, ci sarà la sfida allo stadio Diego Armando Maradona il 13 di gennaio alle 17.45 contro l'Empoli, invece una settimana dopo la sfida al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro la Juventus alle ore 21. Con il calcio chiudiamo questa edizione flash del nostro telegiornale. L'appuntamento con l'informazione di Teleprima si sposta ora in serata. C'è il TG Prima delle ore 21 da parte mia. Grazie per averci seguito e arrivederci. Questo programma è stato offerto da Vega Food e Vega Luxury Car Rental, due marche del gruppo Marican, azienda leader nel settore delle costruzioni di edifici industriali e energie rinnovabili.